Una serie di iniziative in città per celebrare oggi 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questo pomeriggio presso l'unità operativa tutela minori ed emergenze sociali della polizia locale sono state presentate le attività a sostegno di donne e minori realizzate dalla stanza dell'ascolto, un luogo protetto di incontro, sostegno e denuncia per tutte le donne vittime di abusi. È importante che ci sia una stanza d'ascolto proprio in un quartiere centrale della città che consenta alle donne di incominciare a prendere coscienza del loro disagio per poter poi arrivare a quello che è l'atto di consapevolezza più importante, cioè quello di riuscire a denunciare il proprio molestatore e quindi incominciare un percorso di crescita fino ad arrivare a liberarsi completamente e riacquisire la propria vita in autonomia per sé e per i propri figli. Nella stessa occasione è presentato anche il murale Scugnizzi Illuminati, realizzato sul basamento dell'edificio e donato alla città. L'idea è stata quella di avere dei bambini che sono le stelle illuminate della città, che illuminano la città. Quindi l'ho chiamato Scugnizzi Illuminati proprio perché questi bambini con la loro gioia di vivere, con la loro creatività, con la loro fantasia, animano una città straordinaria, piena di forza, piena di vitalità. Un artista, Alessandro Ciambrone, che ha donato in modo completamente gratuito questo murale per rendere questo palazzo, fino a qualche mese fa degradato, un palazzo invece di bellezza, di accoglienza, con un'opera che si chiama Scugnizzi Illuminati e oggi vuole proprio rendere più luce e dare maggiore visibilità non soltanto alle donne vittime di violenza, ma spesso a tutte quelle bambine e quei bambini che sono dietro le storie di violenza familiare e che sono delle vittime indirette della violenza stessa. Per ricordare le donne vittime di femminicidio, si illumina di rosso il maschio angioino, uno dei simboli della città, e panchine rosse sono state inaugurate dalla sesta municipalità a Barra, Ponticelli e San Giovanni. Il comune ha inoltre promosso l'iniziativa Non ti scordar di te, rivolta ad associazioni e cittadini che hanno realizzato contributi video e social pubblicati e condivisi sulla pagina Facebook dell'Assessorato alle Pari Opportunità.